settimana sono l'ETF gestito dall'IXOR, costituito dalle più grandi società europee nel settore delle materie prime, e l'ETF emesso dall'IXOR, che copre circa l'85% dell'universo azionario cinese. Registrano una performance negativa l'ETF gestita da Deutsche Bank, che punta sulle azioni del mercato messicano, e l'ETF controllato da Amundi, esposto sui principali titoli del mercato brasiliano. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF emesso da iShares, esposto sui principali titoli del mercato coreano, che prevede la distribuzione di un dividendo due volte l'anno, e l'ETF gestito dall'IXOR, esposto sulle società che operano nel settore edile della terizi dei mercati sviluppati mondiali. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF emesso da Amundi, composto da una cinquantina di titoli bancari europei. Forte interesse per l'ETF emesso da Deutsche Bank, esposto sulle società quotate nei mercati sviluppati globali che operano nel settore dei materiali, con reinvestimento dei dividendi. Invito all'acquisto per l'ETF di iShares, che investe sui principali titoli azionari del mercato australiano.